Sì, lo so che è la vigilia, Jill, è che non capisco perché dovrei guidare un'ora e mezza per venire lì domani quando verrò comunque a Capodanno. Sì, lo so che il Capodanno non è la stessa cosa del Natale. No, l'ho già comprato il regalo. Ma certo, perché dovrei aspettare la settimana prossima quando la merce sarà scontata per comprare il regalo a mio figlio? Ah, ascolta, non lo sto comprando adesso, devo andare, Jill. Buonanotte, grazie per la pazienza. No, aspetti, siete aperti? Bene, grazie. Almeno ho evitato la ressa. C'è stato un assalto, non c'è quasi niente. Ho visto un documentario, quei capelli provocano allergie, lo sapeva? Si avvisano i signori clienti che il magazzino è chiuso. Ripeto, si avvisano i signori quello clienti è che il magazzino è chiuso. Ehi, signor elfo, mi serve un regalo per mio figlio. Non sono un elfo, sto facendo compere. Errore mio, mi scusi, mi sono... Ho visto il gilet, ti metti il farfallino. Questo è forte. Forte. Ragazzi, era già così, io non... A cosa serve? Magari il reparto giocattoli rotti. Ehi, hai ascoltato? Per favore, papà, mi piace tanto. Cosa mi piace? Non è meglio il camion dei pompieri? No, io voglio quello, per favore. Dai, per favore. D'accordo, glielo prenda. Ok. Contento lui. Non si dice mai voglio. Ehi, ne voglio uno uguale a quello che ha preso quel ragazzino, incartamelo. D'accordo. No, non troppo bene, deve sembrare che l'ho fatto io, ok? Va bene. Grazie, piccola. Ti do $5 in più se fai il mio prima dell'ora, ok? Vai pure. Grazie. Carina. C'è una magnifica vigilia di Natale oggi a Hopville. Scordatevi i cappotti, gente, e venite alla fiera di Natale. I vincitori della gara annuale verranno annunciati alle... Dai, sembra distratto. Oh, senti, il pallone è mio, ma che vuoi? Dai, passa. Oh, vuoi giocare sì o no? Sì che voglio giocare, ma tu sei branato. Falla finita, capito? Allora adesso io te la tiro, vediamo se la prendi. No, non l'hai presa. Buon Natale, signori. Richiamami. Dai, basta! Eccola! Ma sei davvero un rianato! Rompila! Aspetto! Ehi! Mi scusi, signore! Kevin, buon Natale! Che bello vederti! Davvero? Beh, è Natale. Su, entra. La serata promette emozioni. Il prima è giallo e l'arancia meccanica sono assetate di quella vittoria che... Come va, Arthur? Conosci Arthur? Non manifesta i propri sentimenti. Ah, lo metto insieme agli altri. Hai portato solo questo? Sì. Ah. Che non lascia respirare la squadra avversaria. Allora, Arthur, come va la nostra squadra? Ah, già, dimenticavo, tu preferisci goderti la mia compagnia in silenzio. Papà, papà, papà! Vieni, vieni qui! Oh, che uomo! Come stai, piccoletto? Bene. Ehi, c'è un po' di vento qui dentro. Un po' di vento, forse sta arrivando... Oh, un regalo! Ah, siamo al sicuro, è passato. Mi sa che papà si è fratturato la schiena. Papà, senti, la mia classe va in campeggio, vuoi venire? Facciamo il falò, arrostiamo i marshmallow e raccontiamo storie paurose sui fantasmi. No, a me non va, il campeggio mi fa schifo, non mi piacciono i falò, i marshmallow e le storie di fantasmi. Ma tu vai, ti compro un sacco a pelo nuovo, che ne dici? Ce l'ho già. Sì, che ne dici di un altro uragano? Non fa niente, mamma me l'aveva detto che non venivi. Ma mamma non sa sempre tutto, giusto Ben? Per esempio quanto è bella. Non ha neanche idea di quanto è bella. Ciao Jill. Ciao Kevin. Vado a prendere il tuo regalo. Sì, bravo, vai a prenderlo. Ci scambiamo i regali così poi papà può ripartire, ok piccoletto? Ma sei appena arrivato. È Natale, per favore. Sì, lo so che è Natale. Non ho certo fatto tutta questa strada perché è la giornata degli alberi, giusto?
Non so neanche perché ti ho invitato. Ogni volta che arrivi ti lamenti. Odi i miei genitori. Ma sono loro che odiano me. No, che non ti odiano. È solo che non sono persone estroverse. Oh, bene, questo è Todd. Ah, è arrivato Todd. È il fidanzato di Jill. Come fidanzato? Già, abbiamo divorziato, ricordi? Possiamo uscire con altre persone. Sì, beh, anche io esco con qualcuna, ma non mi viene in mente di portare le mie fidanzate a casa tua per il Natale. Perché no? In valigia ce ne stanno 4 o 5 se le sgonfi per bene. Oh, che simpatico! Salve, buon Natale, Arthur. Oh, Todd, buon Natale. Buon Natale. Come stai? C'è un regalo per tutti. Oh, ciao, amore. Vieni. Kevin, Todd? Todd, questo è Kevin. Ho sentito parlare di te. Già. Beh, tutte cazzate, probabilmente. Todd è cardiologo, primario di chirurgia. Ah, forte. Beh, secondo me non è importante quello che si fa, ma quello che si è. Kevin ha un lavoro di merda. No, no, un lavoro di merda, Arthur. Sai, il lavoro della musica. Ah. Perché i jingle sarebbero musica? Non sei riuscito a sfondare. Sai, scrivere jingle è una specializzazione nel mondo della musica. Devi raccontare una storia, devi farlo in 30 secondi e devi farlo in musica, quindi... Per tutti un consiglio, non c'è niente di meglio. Da tappeti e non solo, non ci corro, ci volo. Ci volo. È mia. Orecchiabile, hai molto talento. Grazie mille. Sai, dopo quella pubblicità le vendite sono salite del 17% e senza contare i tappetini antiscivolo. Un bel applauso. Ma chi è? È il mio Kevin! Sì, è il mio Kevin! No! Vieni qui, tesoro, da un bel bacione alla tua vecchia! Cosa c'è? Ognuno si tiene la sua lingua in bocca, ok? Io ti do un bacio, ma ti tieni dentro la lingua. Sei un guastafeste! Sì, va bene. Ora basta. Ehi, visto che ora sono? Okay. È il momento di mettersi il costume da Babbo Natale e distribuire i regali, così poi me ne vado. Oh, 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 oh! Buon Natale! Buon Natale a tutti i Connon. Grazie, tesorino. Dai, ecco. Perché, Todd? L'ho sempre fatto io, Babbo Natale. Perché ogni anno ti lamenti che il costume ti fa il culo grosso. È la tradizione. Ecco il tuo zabaione, nonna. Corretto, Barba. Ah, grazie, papà. Paolo. Cos'è? Oh, papà. Grazie, bellissimo. Non c'è di che, tesoro. Il regalo è stata la mia angioplastica che ti ha fatto conoscere Todd. Una vera fortuna. No, non mi sono offeso, Arthur. Ah, si sente solo il sapore dell'uovo. Oh, mamma. Tocca a me, voglio aprire il regalo di papà. Sì, apri il mio, è quello lì grande, è il più grosso che c'è. Che cos'è? Tanto non te la dico. Un forno giocattolo, ma che... Grazie, io non ce l'avevo ancora. Sì, è proprio per questo che te l'ho regalato. Lo sapevo che non ce l'avevi, giusto? Avevano finito le Barbie? Ho visto un bambino di 6 anni fare i capricci per averlo. Un maschietto? Era un maschietto, sì. Un maschietto. Lo sai che i migliori chef del mondo sono uomini? Chissà, magari da grande diventerai uno chef famoso. Già, può darti. Grazie, papà. Non c'è di che. Ehi, Ben, che ne dici di aprire il mio regalo? D'accordo, vediamo. Wow! Un trenino elettrico! È il modello base per il plastico. Potremmo aggiungere altri pezzi ogni anno. Forte! Oh, un trenino. Quanto sei prevedibile, oh mio Dio! Beh, di certo è un'accusa che non faremo a te. A quanto pare manca il mio regalo per Jill. Deve essere rimasto fuori. Oh mio Dio, Todd! Per il mio amore. Wow. Qual è stato il più bel regalo che le hai fatto tu, Kevin? Grazie, firmare i documenti da divorzio. Era quello che desiderava di più. Ah, molto bene. Sapete una cosa, ragazzi? Ah, mi piacerebbe rimanere, ma devo proprio andare. Papà, non voglio che vai via. Lo so, Ben, ma ho delle cose da fare. Ma la prossima settimana papà torna e ti porta il regalo di Capodanno. Un guanto da forno? Un guanto da forno. Buon Natale e che Dio vi benedica tutti. Sì. È stato un piacere vederti. Vieni a trovarci quando vuoi. Sì, come no, contaci. Ciao, a presto. Spero che tu non debba uscire dalla città, figliolo. L'unica strada è bloccata. Cosa?
È caduto un bel masso nel mezzo della strada. Non possono spostarlo il giorno di Natale. Perché no? Così si fanno pagare gli straordinari, guadagnano il doppio. Evviva! Devi passare il Natale qui con noi. Beh, non abbiamo più stanze libere. Già sì, c'è quella grande accanto alla mia. Oppure quella in fondo al corridoio. O quella di sotto. Beh, è vero. Bene, a quanto pare dovremo passare il Natale insieme. E faremo finta che ci piaccia. Allora andiamo alla fiera insieme. Sì! Coraggio, prendete quello che volete. Ciao, buon Natale. Ciao. Ma questi poliziotti non hanno niente di meglio da fare. Che ne so, spostare un masso gigantesco che blocca l'unica strada che porta fuori città? Gavin, non te lo chiedo più. Un giorno, puoi essere gentile per un giorno? Che idiozia ha scelto tuo padre quest'anno? Ottimo inizio. Non lo so, ma non può perdere. Non potrebbe sopportare un altro scontro con gli Anderson. Buon Natale! Oh oh oh! Ciao, Babbo Natale! Fa sparire quel muso lungo, ragazzo. Ti trovi un pezzo di carbone sotto l'albero. Fatti gli affaracci tuoi. Oh, guardate gli Anderson. Propongono il solito tema religioso, falsi come sempre. Che ne direste per essere coerenti di non rubare il giornale ai vicini? Guardate, ecco pace il nonno! E pace ai piselli di buona volontà! Buon Natale! Wow, piselli sulla terra! Io, ma era più divertente fatto da me. Guerra. Peggio dell'anno scorso, il Natale scalda il cuore se l'ha vestito la camminetta. Pace sulla terra! Todd si dà un grande affare. È come il costume di Babbo Natale, non ti è mai piaciuto stare sul palco con papà, quindi smettila. No, mi dispiace molto di non essere rivestito da pisello gigante. Ascoltami, è per questo che abbiamo divorziato, sei infantile, Kevin. Insomma, siamo qui alla fiera di Natale e si stanno divertendo tutti tranne te. Il mondo è pieno di gioia e di meraviglia, accettale! Mettere un po' di ghiaccio sulla gioia e sulle meraviglie. Si mangia! A tavola, a tavola, a tavola! Venite! No, tesoro, come hai fatto a preparare tutto da solo? Sì. Ah, no, okay. Tu mettiti lì, vicino, beh. Vai, vai, Kevin, vai. Sì. Ha un aspetto magnifico, Trudy. Oh, è bello essere tutti riuniti intorno al tavolo. Fa molto Natale. È soltanto un po' strano. Non dimentichi niente? Sì, hai ragione. La salsa, grazie. Kevin, conosci la tradizione? Ogni anno si fa il giro della tavola e ognuno dice che cosa ama del Natale. E poi mangiamo tutti insieme. Ho dato inizio a una nuova tradizione, Trudy. Ogni anno mi riempio di cibo fino a scoppiare, poi mi sbottono i pantaloni, rutto e faccio un pisolino sul divano. Comincio io. Quello che amo del Natale è cantare insieme le canzoni natalizie, soprattutto perché lo facciamo solo una volta all'anno. A me piace fare la mia scenetta, anche se arrivo sempre secondo. La stupida natività. Ma soprattutto mi piace vedere la mia famiglia felice, specialmente mia figlia, adesso che ha trovato l'uomo che abbiamo sempre sognato per lei. Oh, non mi sono offeso neanche stavolta, Arthur. A me piace tutto quello che ha a che fare col sesso. E poi Oakville è come Peyton Place. Quello che succede a Oakville rimane a Oakville. Nonna, a Oakville non succede mai nulla. Quanto hai ragione. A dire la verità, Kevin, qualcosa succede qui a Oakville. Il campionato mondiale di pollice di ferro. Hai detto campionato di pollice di ferro? A me invece piacciono le piccole cose. Incartare i regali, decorare l'albero. A me piacciono i giocattoli e che mamma e papà stanno insieme. Allora, tocca a me. Io cerco di considerare il Natale non soltanto come un periodo dell'anno, ma più come un'emozione che ci avvolge. Il famoso autore Barton Hills espresse bene il concetto dicendo: il miglior regalo che si possa trovare sotto l'albero di Natale è la presenza di una famiglia unita nell'amore e nell'armonia. Ta-da! Kevin, tu hai qualche opinione sul Natale? Certo, il Natale è una festa consumistica che i negozi sfruttano per farti pagare prezzi assurdi per cose che non ti servono. Come quel forno da femminuccia? Era unisex. Papà, non ti piace il Natale? No, questo no, io adoro il Natale, Ben. Lo adoro, adoro Babbo Natale, la neve. Adoro stare insieme alla mia famiglia.
Sa persino i nomi di tutte le renne. Sono cucciolo, mammolo, gongolo, dotto e... brontolo. Ma quelli sono i sette nani. No, ehi, io conosco le mie renne, giovanotto. Che cosa stai dicendo? No, sono Freccia, Donnola, Saltarello, Ballerina, Comata, Cupido, Donato e Fulmine. Hai dimenticato Brontolo? No, non è una renna, no, no. È in lista d'attesa. Ho visto la richiesta al consolato di Natalandia. Sai, è divertente averti qui. Ti voglio bene. Vorrei che fosse Natale tutti i giorni. Comincio, taglio io. Kevin! 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 Sei tu! Hai mangiato abbastanza, andiamo a cantare. No, non voglio andare a cantare, ho mangiato troppo tacchino, devo aspettare almeno mezz'ora per digerire. Non so cantare, non mi puoi costringere, lasciami qui con Ben, è una tortura! No, ah, ti prego, no! Prova ad aprire la bocca. The king wishes us the spell on the feast of Stephen. Kevin, ma quanti anni hai? 35 e mezzo. Se trovi che le canzoni natalizie siano così noiose, usa il tuo talento per crearne delle tue. Jingle bell, che due palche rotura sto Natal. Ehi, ehi, aspettami. Ciao, ho una sorpresa per te. Davvero? Guardate, Todd Magina. Jill, quest'ultimo anno con te è stato incredibile. Sei bellissima, gentile. Sei tutto quello che ho sempre sognato in una donna. E poiché so quanto ami il Natale, vorrei rendere questo ancora più speciale, chiedendoti di trascorrere ogni Natale con me. Jill, vuoi sposarmi? No! Credo che l'abbia chiesto a me. Sono felice di sposarti, Todd. Per te, amore mio. Ben, vai, vieni vai. Qui. Come sono felice. Grazie a tutti voi. Tesoro. È una magia. Hai organizzato tu anche questo? Forse sì. Che bei muscoletti. Benvenuto in famiglia, figliolo. Grazie. A Todd e Gino. Anche tu, Rudy. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Mezzanotte. Grazie a Dio questa giornata è finita. Signore,
Buon Natale, che bello vederti. Cosa? Che giorno è oggi? Oggi è il giorno di Natale, entra dai. Come Natale? Di nuovo? La serata promette emozioni, il clima è caldo. Cosa? E le meccaniche sono assetate di quella vittoria. Che cosa succede? Cosa succede? Beh, aspettavamo te per aprire i regali. Arthur, è arrivato Kevin. Ah, da qua, lo metto insieme agli altri. Hai portato solo questo? Papà! Ehi, ciao Ben. Come stai? Bene. Papà? Che c'è? Non senti un po' di vento? Oh, certo, sì, il vento. Senti che roba, che vento. Non era un uragano tanto forte. No, era più una tempesta a largo della costa. Papà, la mia classe va in campeggio, vuoi venire? Facciamo il falò, arrostiamo i marshmallow e raccontiamo storie paurose sui fantasmi. Ben, puoi farmi un favore? Dai un pugno nello stomaco a papà più forte che puoi. Eh? Sì, sì, perché papà ha l'impressione di sognare. Voglio un pugno bello forte. Ok. Io faccio karate. Fantastico, grandioso Ben. Mamma me l'aveva detto che non venivi. Sul serio? Mamma è qui dietro di me, vero? Ah. Ciao Jill, come stai? Cosa c'è? Perché mi guardi così? Che hai, mal di pancia? Ah, niente, io non mi sento bene, credo che andrò a casa presto. Vado a prendere il tuo regalo. Ok, vai. Kevin, ma sei appena arrivato. Non vuoi vederlo quando aprirà il tuo regalo? No, no, non ci tengo. Oh, bene, questo è Todd. Oh, è arrivato Todd. Il fidanzato di Jill. Oh, è un cardiologo, vero? O un neurologo? Ti ho già parlato di lui. No, non puoi averlo fatto, è impossibile, perché, insomma, tu non sei neppure qui. Sei solo frutto della mia immaginazione. Sì, ne sono sicuro, sei un'allucinazione. So che non ti piace stare qui, ma potresti fare il pazzo più tardi? Ma certo. Salve, buon Natale. Oh, Todd. Trudy, buon Natale. Buon Natale. Come stai? C'è un regalo per ciao, tutti. Ciao, amore. Vieni. Ah. È Todd. Kevin, questo è Todd. Ho sentito parlare di te. Sì, certo, primario di cardiochirurgia, vero? E là fuori c'è un'auto per Jill. Wow, è vero. Grazie per averle rovinato la sorpresa. Sorpresa? Oh mio Dio, Todd! Per il mio amore. Allora, ti piace? Qual è stato il più bel regalo che le hai fatto tu, Kevin? L'ultimo modello, un esaurimento nervoso? Questo è il mio Kevin! Questo è il mio Kevin! Nanna! È un anno che aspetto questo momento. Se sapete una cosa, è stato davvero stupendo, ma devo proprio andare. Mi dispiace, buon Natale, ciao. È stato un piacere vederti, vieni a trovarci quando certo. Vuoi. Ascolta Ben, tornerò tra una settimana. Il regalo sotto l'albero è solo uno scherzo. Ti porterò quello vero a Capodanno. Spero che tu non debba uscire. No, non può. Zitti. No, non l'ascolta, addio. Palo addobbato. Un complesso di elfi. E Babbo Natale. Buon Natale! Ho, ho, ho. Ciao! Buon Natale a tutti e buona festa! Fa sparire quel muso lungo, ragazzo. Ti trovi un pezzo di carbone sotto l'albero. Devo tornare a casa, mi sento male. Ma com'è? Non vuoi vedere la scenetta di papà? No, diciamo che è come se l'avessi già vista. Non hai niente, stai solo facendo il bambino. Vediamo chi arriva prima. Piano. Sto impazzendo. Non c'è spiegazione, sto impazzendo. No, è solo... è stress. È un problema di stress, devo solo dormire. E andrà tutto bene. Ok, buonanotte, il Natale è ufficialmente finito. Auguri. Ma sei davvero imbranato? No, non è possibile. Mi scusi, signore. Kevin, buon Natale, che bello vederti. Devo parlare con Jill.
Spero che Babbo Natale porti a qualcuno le buone maniere quest'anno. Arthur, dov'è Jill? Jill! Le azioni si susseguono. Jill! Che c'è? Jill, mi è successa una cosa assurda. Non ci crederai, ma sto rivivendo sempre la stessa giornata in continuazione. Oh, Kevin. È ridicolo, dai. So che sembra ridicolo, ma non è ridicolo. Sto rivivendo in continuazione lo stesso giorno. Sapevo cosa mi avrebbe detto Trudy e cosa il telecronista della partita di football. Sapevo che Arthur non mi avrebbe rivolto la parola, ma questo è normale, non me la rivolge mai la parola. Ma lo sapevo perché sto rivivendo sempre lo stesso giorno. E so che nel dialetto un tizio mi dirà che un masso gigantesco ha bloccato l'unica strada che esce dalla città. Stai dicendo delle stupidaggini, vorrei poterti aiutare. Ok, andiamo. Ok, credi che siano stupidaggini? Vieni, vieni. Dico sul serio, Jill, andiamo. Sto dicendo Kevin. La verità. Le dica del masso. Quale? Quello che blocca la strada? Yeah, hai visto? L'hai sentito alla radio e cerchi di farti passare per un sensitivo, ma sei solo uno psicotico. Beh, quella è tua, ti ha comprato una macchina nuova. Sì, questa sera ti chiederà di sposarlo e tu direi sì. Ho capito. Ecco qual è il problema. Qualcuno ti ha detto di Todd e ti sei arrabbiato. Ascolta, Kevin. Le nostre vite devono andare avanti, ok? Io l'ho già fatto. No, non si tratta di Todd né di andare avanti e indietro. È che io so già tutto quello che succederà, non capisci? So quello che dirai adesso. Ok, che cosa dirò adesso? Non lo so, perché non abbiamo ancora avuto questa conversazione. Ma domani, quando riavremo questa conversazione, so che cosa direi dopo. Bene, ma oggi ti dico che ti stai comportando da idiota. Oh, beh, fantastico. Così domani, quando riavremo questa conversazione, tu mi chiederai che cosa dirò adesso. Io risponderò che stai per dire che mi sto comportando da idiota e capirai che dico la verità. Ok, che cosa dirò adesso? Direi che mi sto comportando da idiota. Questo l'avrebbe indovinato chiunque. Ok, che cosa dirò adesso? Direi che mi sto comportando da idiota. E tu risponderai che l'avrebbe indovinato chiunque. E quando ti dirò che mi dirai pensi solo a te stesso, Kevin, mi darai uno schiaffo. Non mi picchiare. Non puoi lasciarmi in pace un solo giorno? E questo è il punto, non è un solo giorno! Io cerco di considerare il Natale non soltanto come un periodo dell'anno, ma più come un'emozione che ci avvolge. Il famoso autore Barton Hills espresse bene il concetto dicendo: il miglior regalo che si possa trovare sotto l'albero di Natale è la presenza di una famiglia unita nell'amore e nell'armonia. Ma cosa? Sei un ammiratore di Hills? Oh, va a dire la verità, è un mio caro amico. Beh, è strano, visto che è morto da più di 30 anni. Davvero? Ecco perché non risponde più al telefono. Kevin, tu hai qualche opinione sul Natale? Spero che finisca presto. Papà, non ti piace il Natale? Oh, no, io non volevo dire questo. No, non volevo bene. Io adoro il Natale. Anch'io. Sai, è divertente averti qui. Ti voglio bene. Vorrei che fosse Natale. Aspetta. È questo che stai per dire, Ben? No, non dirlo, ok? Per favore, non dirlo mai più. D'accordo? Kevin, che problema hai? Niente. Va tutto benissimo. Queste patate dolci sembrano fantastiche. Trudy, sei un genio. È l'ultima volta che devo cantarla. Fa la 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 la. Che gioia per me. Se trovi che le canzoni natalizie siano così noiose, usa il tuo talento per crearne delle tue. Non l'ho fatto. Ma non importa, sarà l'ultima volta che canto quella stupida canzone e sarà l'ultima volta che dovrò vedere Todd che ti chiede di sposarlo. Todd non mi chiederà affatto di sposarlo. Oh. Se lo dici tu. Jill, vuoi sposarmi? Sono felice di sposarti, Todd.
Ben, vai, vieni vai. Qui. Congratulazioni, figlioli. Tanti, tanti auguri, ragazzi. Una magia. Sono felice per voi. Hai organizzato tu anche questo? Benvenuto in famiglia, figliolo. Grazie a tutti voi. Ehi, piccolo, ricordi quella cosa che ti avevo chiesto di non dire? Ah. Non l'hai detta, vero? Ah. Bravo, piccolo. Ah, sì, bravo. Ti voglio bene. Ci vediamo a Capodanno, d'accordo? D'accordo. Buonanotte. Dai, va! Non ha funzionato. Notte, papà. Buonanotte, amore. Ci riesci! Attento! Oggi lo parlo! Mi scusi, signora! Non ha importanza, non cambia niente! Questo cosa significa? Significa che il mio comportamento non ha nessuna conseguenza. Cosa? Posso dire fare tutto quello che voglio, Trudy! Ehi, dov'è il tuo meraviglioso marito? Ah, eccolo lì, seduto sul divano come una massa informe a guardare la TV. Non ti alzare, Arthur, non farmi neanche un cenno di saluto. E a proposito, Arthur, la tua squadra del cuore le prenderà di brutto 37 a 17. Sei molto sgarbato. Sgarbato? Oh no, sono sincero, Trudy, è Natale, dobbiamo essere sinceri, no? Ehi, Ben! Papà, papà! Benny! Vediamo che cosa ha preparato nonna Trudy, eh? Scusa, Kevin, ma quei dolci sono per il dopo cena. Carpe diem, Trudy, cogli l'ottimo. Forte! Jill! Non usiamo le posate. Posate? Neanche per idea, siamo dei mostri. Noi non abbiamo bisogno di posate. Mamma dice non devo mangiare dolci prima di la cena. La mamma dice tante cose. Oh, Kevin, ti amo, sei l'unico uomo per me. Non ci sarà mai un altro uomo se uscirai dalla mia vita. Non sembri grasso con quei jeans, sono tutte cavolate. Cavolate! Kevin, che stai facendo? Mangio un dolce. Oh, questo ti aiuterà a far entrare il sederone nei jeans. Non ha importanza, tanto domani sarà tutto perfettamente identico. Beh, non è certo una cosa di cui vantarsi. No, ma è Natale, sii gentile, ok? Oh, bene, questo è Todd. Raccontarti. È arrivato Todd. Non andare alla porta. Non aprire quella porta. Un mio amico tradiva la sua ragazza a Natale. Si sentiva talmente in colpa che le comprò una macchina. Patetico. No, di più, penoso. Wow. Perché l'hai fatto? Meraviglia. Non dovevi? Oppure sì? Thank you.
Quello che amo del Natale è cantare insieme le canzoni natalizie. E soprattutto perché lo facciamo solo una volta all'anno. Sai, è buffo sentirtelo dire, Trudy, perché io adoro le canzoni di Natale. Sul serio. E una in particolare è diventata davvero la mia preferita. Hark the Herald Angels Sing. Anche la mia. Davvero? Allora la canterò per te. Hark the Dai, adesso cantaci Silent Night, per favore. E Jingle Bell. Kevin, lo sai che io non tollero quei rumori osceni a tavola. Tesoro, vai in cucina a prendere il latte. Non mi va il latte. Ok. Ma sei impazzito? È drogato. Guardalo, sei un dottore, Todd. Io prendo un po' di queste ottime patate dolci. Come riesci a farle così soffici? Non riuscirò mai più ad ascoltare quella canzone. E invece sì, Trudy, domani la ascolterai di nuovo così. Visto che ci siamo, ringrazio Dio che Jill abbia divorziato da te e che questo sarà l'ultimo Natale che passerei qui. Ah, magari fosse vero. Il mio cerca persone. Sai, Kevin, tu non hai mai reso felice la mia bambina. Non è vero, Arthur, ho reso felice la tua bambina. È successo molto tempo fa. Ti ho dato qualche momento di felicità, vero? Lascia stare, Kevin. Coraggio, prendete quello che volete. Quello? Buon Natale! No, guarda che c'è! Guarda che c'è! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Oh, oh, oh! Fa sparire quel muso lungo, ragazzo. Ti ritrovi un pezzo di carbone sotto l'albero. Sta zitto! Ciao, buon Natale! Guarda chi c'è! Buon Natale! Ciao, oh, buon Natale! Fa sparire quel muso lungo, ragazzo. Vaffanculo! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Guarda chi c'è! Ciao, Babbo Natale! Buon Natale! Oh, oh, oh! Ciao! Kevin, è Babbo Natale! Smettila! Che? L'ex marito di Jill. No, non posso fare botte con Gesù. Gesù, questa non è una cosa molto cristiana. Mio figlio non si tocca. I miei piselli! Nessuno tocchi i miei piselli! Dovete sparire, tu e la tua famiglia, Collins! Perderai, come hai sempre perso! Anderson, vuoi fare a pugni? Vieni qui, ti faccio vedere! No, no, per favore, Arthur! Coraggio, Collins! Fatti su! Sta attento, la dentiera! Dove credi di andare, mamma? Hai colpito Gesù! Sta arrivando Gesù! Sta arrivando Gesù! Aspetta! Kevin! Ma ha cominciato Gesù! Gesù dovrebbe essere squalificato! Proprio così, squalificato! Hai rovinato i miei piselli! Avrai vinto quest'anno! No, non avresti vinto, Arthur! E grazie a me non hanno vinto nemmeno gli Anderson! Hai rovinato la giornata a tutti! Grazie tante! Ehi, giovanotto. Hai rovinato la fiera. Lo so. Mi dispiace. Sì, ma domani ci sarà un'altra fiera di Natale. Dimenticherai questa, te lo prometto. Un'altra fiera di Natale domani? Te lo prometto. Scusa, amore. Sorriso? Allora, forno, vediamo come te la cavi contro il trenino di Todd. Ehi, non è male come giocattolo. Guarda, guarda com'è ridotto il capostazione.
prima di tutto, il giocattolo non è di Todd, ma è di Ben. Sì, stai pure dalla sua parte, tanto tu non mi hai mai sostenuto. Va bene. Sai, è ridicolo, Kevin. Dici? Davvero? Quindi è una coincidenza? Io ho fallito come musicista e tu via, sei sparita così, senza motivo. Non sono stata io a sparire. Non sono stata io a smettere di credere in te, Kevin. Non so cosa ti sia preso oggi, ma non vedo l'ora che tu te ne vada e che la giornata finisca. Allora siamo in due, Jill. Senti, lo so che sei davvero arrabbiata con me, ma non importa, perché domani mi odierai ancora e mi odierai anche il resto dell'anno, ma ormai non ha importanza. Non so di che cosa stai parlando, ma in questo momento Ben è nella sua stanza e soffre molto. E questo ha importanza per me. Stai bene, amore? Sì. È stata una giornata strana. Perché papà ha picchiato Babbo Natale? Beh, tesoro, perché non credeva che quello fosse il vero Babbo Natale. Credeva che fosse un impostore venuto a spiare quello vero. E a rubare tutti i suoi segreti, le sue magie. Quindi, in realtà, il tuo papà è un eroe. Allora papà ha salvato il Natale, però. Sì, esatto. Perché ti vuole bene più di qualunque altra cosa al mondo. Non dimenticarlo mai. Anche se delle volte fa delle cose assurde. Sei fortunato ad averlo come papà. Buonanotte, amore. Che cosa bevi? Tanto. Bene. Mi unisco a te. Ah. Ok. Cosa ci fa un ragazzo come te, seduto qui in salotto da solo nel cuore della notte? Penso. Stavo pensando a Jill, al nostro matrimonio e come sia andato tutto storto. Tanto per cominciare, sei sempre stato un fessacchiotto che vedeva solo quello che non aveva. Ma non eri l'unica della famiglia a cui piacevo? Infatti. Una cretina, vero? Ho sempre pensato che la separazione fosse colpa di Jill, perché è stata lei ad andarsene, ma tutto sommato forse sono stato io ad allontanarla. Una volta ho perso un ragazzo. Mi aveva spezzato il cuore, ma io non ho mollato. Mi sono nascosta nel suo appartamento e mi sono stesa nuda sul letto, circondata da petali di rosa. E mi ero anche rasata un cuore. Ok, questo non serve, ok. Probabilmente me lo hai già raccontato, sì, mi sembra di sì. L'ho fatto davvero? Sì, ti credo. A volte devi tirar fuori l'artiglieria pesante. Decisamente pesante, quella è un bazooka. Nonna, io... Io non credo che sia il caso di rasarmi un cuore, non è nel mio stile. No, magari di dietro. No, io... Hai afferrato il concetto? Ho afferrato il concetto e ho capito che devo cambiare me stesso se voglio riavere la mia famiglia. E ti ringrazio. Grazie. Bene, ok, fai pure, non fai la casa. Tieni, bevi anche questo. Saluto. Eccola! Ma sei davvero imbranato! No, non di là! Accanto! Kevin, buon Natale, che bello vederti. Ciao, Trudy, wow, sei bellissima oggi, bellissima. Beh, grazie anche tu. Su, entra. Va bene. Arthur! Come stai? Ehi! Arthur, ti serve qualcosa? Che ne so, una birra? No. Ok, ma se ti serve qualcosa, qualsiasi cosa, basta chiedere, conta su di me. Papà, papà! Bambi! Vieni qua, ragazzotto mio! C'è un regalo! Cavolo, diventa sempre più difficile. Eh? No, niente.
Papà, senti, la mia classe va in campeggio. Lo so che va in campeggio e ci verrò anche io. E ti ho comprato un mucchio di marshmallow e un nuovo sacco a pelo. E sto anche ripassando tutte le storie di fantasmi che conosco. Perché se c'è un papà fantastico, quello sono io. Forza! Sì! Ciao, Kevin. Oh, ciao, Jill. Non sapevo che fossi lì. Buon Natale, cara. Buon Natale. Buon Natale. Kevin. Yuhu! È ora di aprire i regali! A volte un papà deve giocare sporco. Eccolo! Ma grazie, mamma. Bellissima. Fatta a mano. Ci vuole un sacco di tempo, eh? Assolutamente no. L'ho fregato a un vecchiaccio giù alla sala bingo. Ma... Ehi, beh, perché non apri il regalo di Todd? Che carino da parte tua, Kevin. Va bene. Grazie, Todd. No. Quello non è il regalo che gli ho comprato io. Non ho comprato quella cosa. Beh, evidentemente non conosci i bambini di 6 anni. Non basta un vestito rosso per diventare Babbo Natale, Todd. Vi sto dicendo che quello, Todd, non è il mio. Ehi, perché non apri il mio regalo adesso? Ecco. Da parte di papà. Sì! Un trenino elettrico! Wow! Forte, grazie, papà! No, aspettate! Papà. Quello è il regalo che gli avevo comprato io! Todd, calmati. Todd, non si fa. È una cosa tra padre e figlio. È fuori luogo. Il regalo di Kevin era avvolto nella carta con gli alberi di Natale. E io non dimentico mai la carta da regalo. Deve aver sostituito la carta mentre nessuno guardava. Sì, Todd, ho sostituito la carta senza neanche sapere che cosa c'era nei pacchi. Ma lo senti che cosa stai dicendo? Sta davvero dando i numeri, Trudy. Kevin, è un bellissimo regalo. No, no, una sciocchezza. Detesto farti questo, Todd, vecchio mio, ma domani l'avrai dimenticato. Andiamo, Todd, stiamo aspettando te! Sì, 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 arrivo, scusate. Aia. Oh, scusami, Todd, stai bene? Ecco a lei, signore. Un biglietto della lotteria. La lotteria? No, comprerò il biglietto domani. Ma domani non ci sarà. Sì, che c'è. Ecco a lei, signore. Grazie. Posso avere un biglietto della lotteria? Ti dispiace? Ehi, famiglia! Chi vuole un bel sidro rinfrescante? Corretto Barbon, vero? Sì, è questo, no, come potevo dire. Grazie, Kevin. Gentile da parte tua. Lo so, non c'è. Di che? Mi dispiace per Todd, ma sono sicuro che la caviglia guarirà presto. Tra poco tornerà come nuovo. Devo andare. Devo fare una cosa molto importante. Dove vai? Vedrai. Tesoro. Ciao, buon Natale. Ciao, ciao. Buon Natale. Oh, oh, oh. Pace sulla terra. E pace ai piselli di buona volontà. Allora Todd ce l'ha fatta. Sì, fate l'amore e non la guerra. Ehi, Ben, il tuo papà è un pisello. Coraggio, capo, andiamoci dentro. Sono un po' troppo vecchio per queste cose. Ma no, dimostri la metà degli anni che hai, pisellone. Pace e terra. Ehi, piselli di buona volontà. Incredibile, il mio Kevin. Il tuo Kevin? Sì, il mio vecchio Kevin dal passato mi è sentito arrivare lontano. Tesoro, che ci fai qui? Non volevo deludere Arthur. Oh, non ti preoccupare, ti ha sostituito Kevin. Pace in terra e ai piselli di buona volontà! Quello che amo del Natale è cantare insieme le canzoni natalizie, soprattutto perché lo facciamo solo una volta all'anno. Sono assolutamente d'accordo con te. Sai, Trudy,
Non lo so, è come se il fatto di essere tutti riuniti qui oggi fosse una cosa ancora più speciale, perché accade una sola volta all'anno. Vi voglio bene, davvero. Ma adesso tocca a me. A me piace fare la mia scenetta ogni anno, anche se arrivo sempre secondo. Insomma, cosa devo fare per sconfiggere gli Anderson? La verticale? Ma è stato bello vedere Kevin partecipare, per una volta. Grazie, Arthur. Hai ragione, è bello che una famiglia passi del tempo insieme. Non esiste niente di meglio. Mi ricorda una bellissima citazione del mio autore preferito, Barton Hills, che dice: il miglior regalo sotto l'albero di Natale è la presenza di una famiglia unita nell'amore e nell'armonia. È una frase bellissima, Kevin. Trovi? Ma era quello che volevo dire io. Scusami, cosa, Todd? Mi hai rubato la frase. Insomma, quella è una delle mie frasi preferite. Todd. Stress. Trudy, era tutto delizioso. Ti sei davvero superata. Oh, grazie. Sentite, perché voi non ve ne andate in soggiorno? Lavo io i piatti. Tu? Sì. Aspetta, sai almeno come si fa? Sì, che lo so. Voi andate a rilassarvi in salotto. Su, lavo io i piatti, ok? Vai. Jill, permettimi di fare qualcosa per la famiglia. Grazie. Ma questa sì che è una sorpresa. Forse Kevin è entrato nello spirito natalizio. Sarà. Andate di là. Però Kevin è in cucina da tanto ormai. Forse sta mettendo via gli avanzi. Carino da parte sua. No, con mettere via intendo mangiarli. Signori, ho finito. Chi vuole andare a cantare? Tutti. Sì, bene. C'è niente di più bello che dare gioia alla gente la notte di Natale. Ehi, aspettami. Ciao, ho una sorpresa per te. Davvero? Si può fare di meglio. Ehi, aspettami. Ciao, ho una sorpresa per te. Davvero? Pack my bags, today's the day. You know I'll be on Todd, my way. Odia Jill. So kiss me goodbye. I'm hitting the road. Meglio. Ehi, aspettami. Ciao, ho una sorpresa per te. Davvero? Todd ama Topina. Jill, aspetta! Chi è Topina? L'amica del micione. Eccoti qua. Perché ci hai messo tanto? Ti stavamo aspettando. Lo so, scusate il ritardo, ma ho avuto un sacco di commissioni da sbrigare. Ehi, adesso sono qui, no? Buon Natale, Trudy. Arthur! Arthur, vecchio mio. Indovina un po'. Questi sono per te. Davvero? Perché? Perché ti voglio bene. So che ti piacciono i cioccolatini, ma questa è meglio. Sì, dammi un bacio. Furbacchione. Non berla tutta insieme? Ehi, Ben, guarda, un fumetto con i mostri tutto per te. E ovviamente dolci per una dolce signora. Oh, Kevin, grazie. Ah, e ultima, ma non per ultima, Gil, vieni fuori. Andiamo, voglio vedere. Todd, vieni fuori anche tu. Sbrigati, dai, vieni. Ti ho comprato una macchina nuova. Che meraviglia. Cosa?
No, sta scherzando. Guarda che faccia, è paonazzo. Sta scherzando. Io ti ho comprato questo. Buon Natale, Jill. Questo è per te. Avanti. Un braccialetto di diamanti. Buon Natale, Jill. Dio mio, che meraviglia. Kevin! Non so cosa dire. Lei adora i diamanti. Grazie. Kevin, è un regalo bellissimo. Grazie infinite. Buon Natale, mio tesoro. Il miglior regalo sotto l'albero di Natale è la presenza di una famiglia unita nell'amore e nell'armonia. È una frase bellissima, Kevin. Aspettate. È esattamente quello che stavo per dire io. È la mia citazione preferita. E magari stavi anche per dire che il Natale è come una coperta calda che ci avvolge riportandoci alla mente i ricordi dell'infanzia? Certo! Todd? Ma dai! Smettila. Ma non capite? Lui prima mi ha rubato i regali, poi mi ha fatto cadere e adesso mi sta rubando le parole! Todd, stai facendo turni molto lunghi in ospedale, vero? Le chiederai anche di sposarti? Avanti! Come, scusa? Pensavo di farlo più tardi. Sposami, sposami, Jill. Sposami prima che lui mi rubi anche la proposta. Visto? Sono arrivato prima io, non è vero? Non è vero? Allora vuoi sposarmi? Sicura di star bene? Ti sei beccata un bel cazzottone dal dottore, eh? Sì, sto bene. Passerà. Adoro questo periodo dell'anno. È bellissimo, vero? Sì. È davvero bizzarro. Il mio ex marito è diventato meraviglioso e il mio fidanzato ha un esaurimento nervoso. Si rimetterà, ha solo bisogno di un po' di riposo, una bella notte di sonno. Mi hai definito meraviglioso. Hai ragione. Meraviglioso è una parola di cui si abusa, ma in questo caso credo che sia appropriata. Ridimelo, sei meraviglioso. Sì, è vero, fa ridere. Lui ti ha mai fatto ridere? No, non molto. Ma non mi ha mai fatto neanche piangere. Aia. Ma hai ragione tu. Ti ho mai reso felice? Cosa? Certo che sì. Ero felice quando stavo con te. Cioè, finché non ho conosciuto Todd. Sono molto felice con lui. Tu eri dolcissimo. Scrivevi canzoni per me. Ricordo quella volta che sei entrato di nascosto in casa mia e mi hai messo una collana sotto il cuscino. Chi farebbe mai una cosa del genere? Un pazzo. Sai, una cosa... Ero pazzo. Ero pazzamente innamorato di te. Sono ancora pazzo. Ma poi, quando non sei riuscito a sfondare come musicista, sei cambiato. Avevi sempre il broncio, davi la colpa agli altri. E io non volevo che trascinassi me e Ben nella tua depressione. Voglio ripagarvi per il male che vi ho fatto. Perciò voglio darti questo. Che cos'è? Non saranno mica i numeri vincenti. Sì, Jill, valgono 5 milioni di dollari, sono tuoi. Dai, basta! Eccola! Ma sei davvero un granato! Cazzarola! Mio Dio, Todd, stai bello? Sì, vai così! Un brindisi speciale è il mio regalo. Gino, andiamo a fare una passeggiata, sono quasi le 11. Hai un appuntamento? No, è che a mezzanotte mi trasformo in una zucca. È solo che tra poco me ne andrò e volevo stare un po' con te. D'accordo, ma prima saluto Todd, era sconvolto. No, non andare da Todd, no, lascia stare, no. Ma è il mio fidanzato. No, io ti ho comprato il braccialetto. Dovrei sentirmi in debito perché mi hai fatto un regalo. Un braccialetto di diamanti? È un diamante? Lo sai, tu non puoi comprarmi neanche con un braccialetto di diamanti. No, aspetta, ok, forse hai ragione. 5 milioni di dollari sono tuoi e il mio regalo. So, forse 5 milioni. Tu sei incredibile. Tu sei incredibile. Credi che sia per i soldi, credi che stia con Todd perché guadagna molto. Stavo con te e non avevi niente, ricordi? Mi sono innamorata del tuo senso dell'umorismo, della tua creatività. Non di questo.
Puoi regalarmi quello che vuoi, Kevin, ma non mi farai innamorare di nuovo di te. Me ne devo andare da questa città. Grazie di essere venuto a prendermi. Non c'è problema. Meno male che ti hanno trovato. Sei sopravvissuto a una brutta caduta? Credimi, sono sopravvissuto a molto peggio. Kevin, io... volevo chiederti una cosa. Dimmi. Avevo intenzione di chiedere a Jill di sposarmi stasera, ma dopo il tuo tentato suicidio... Aspetta, è il mio cosa? Beh, chiaramente la nostra relazione ti crea dei problemi. E io volevo dirti che sono assolutamente disposto ad aspettare, finché non ti sentirei meglio. Non voglio ferirti. Wow. Todd, è bello vedere che sei una brava persona. Di sicuro migliore di me. È evidente che rendi Jill molto felice, Todd, quindi se vuoi davvero sposarla dovresti chiederglielo quando vuoi tu. Grazie, Kevin, grazie. Ti porto a casa. Piano. Tutto bene? Attento alla testa. No, non di là! Attento! Buon Natale! Grazie, Kevin! Signore. Che bello vederti. Buon Natale, Trudy. È bello vedere anche te. So che lo fai per gentilezza, ma... c'è stato un periodo in cui eri veramente contenta di vedermi e voglio dirti che... che so di aver rovinato tutto. Mi dispiace. La serata promette emozioni. Il clima è caldo e le arance meccaniche sono assetate di quella vittoria che troppe volte... Ciao, Arthur. Buon Natale. Se non è troppo tardi per scommettere, punta sulle ISTM. Vincerà. Con le arance meccaniche votate all'attacco e spinte dalla voglia di vincere a fare un pressing totale a tutti. Wow! Un cardiologo, salvi vite, è davvero ammirevole. Lo senti? Si comporta in modo strano. Deve essere bello, è talmente grande.
Ben, quando apri il mio regalo, guarda che è uno scherzo, davvero. Te ne farò uno fantastico dopo. Ti piacerà moltissimo. Un forno giocattolo? Va bene. Che ti è saltato in mente? Niente, sono stato stupido. Ho aspettato l'ultimo momento e... è stato davvero stupido da parte mia. Me ne scuso con tutta la famiglia. Però, sei stato onesto. Ti senti bene? Sì, è solo che... ho molti pensieri. Per il lavoro. Che c'è? Non trovi la rima giusta per arachidi? Papà, Arthur. No, va bene così, Jill. Non ha tutti i torti. Non ho fatto una grande carriera nella musica, quindi... Papà, per me sei il cantante migliore del mondo. Grazie, Ben. Beh, buon Natale, signora Conlon. Oh, grazie, Todd. Oh, guardate! Copri capezzoli! Non li portavo da anni ormai. Sarebbero ricchi. Ah, doppia versione. Più come una calda emozione che ci avvolge. A Todd! A Todd! A Todd. Grazie. Ehi. Ehi. Ti senti bene? Oh, sì. Complimenti. Bella pietra. Hai ricevuto un anello delle dimensioni che meriti. A me piaceva quello che mi hai comprato tu. In amore le dimensioni non contano. Già. Il giorno in cui hai detto sì è stato uno dei più felici della mia vita. Anche della mia. Sai, solo perché le cose sono finite male non significa che non siano mai andate bene. Se potessi rivivere una giornata sempre da capo, quale sceglieresti? Il giorno in cui è nato Ben. E tu? Il giorno in cui è nato Ben, sì. Il giorno in cui ti ho chiesto di sposarmi. Il giorno in cui ci siamo sposati. Sei stata in tutti i miei giorni belli. E anche in quelli un po' meno belli. Come oggi, vorrei non rivivere mai più la giornata di oggi, sarebbe orribile. I miei errori ti hanno portato a sposare un altro uomo. Se dovessi rivivere ancora questo giorno, sarebbe l'inferno. Grazie al cielo, non dovrei riviverlo più. Già. Kevin, la mia vita ha preso un'altra direzione. Ora anche tu hai la possibilità di rendere la tua vita così come la vuoi. Hai ragione. Vado dentro. Sì, vai. Oh, 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 oh!
Buon Natale, Trudy. Oh, Kevin, ti stavamo aspettando. E Todd è già arrivato. Lo so, scusate il ritardo. Non fa niente. Tu non sai chi è Todd, vero? No, no, no. Quindi ho chiamato... Buon Natale a tutti! Kevin! Buon Natale, Arthur. Buon Natale, tesoruccio! Papà, papà, papà! Vanni, vieni qui! Ehi, come stai, giovanotto? Bene, mamma ha detto che non venire. E avrei perso l'occasione di stare con il mio giovanotto preferito. Questo non succederà mai, Ben. Ascoltami attentamente. Sei la cosa più importante della mia vita. Ti voglio bene. Anch'io. Allora andiamo in campeggio. Sai già del campeggio? Sì, so del campeggio e so che ci divertiremo tantissimo. E spero che quando saremo lì non ci saranno uragani. Ciao, tu devi essere Kevin. Io sono Todd. Ciao, Todd. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Ti stavamo aspettando per aprire i pacchetti. Gentili. Se sta bene a tutti, vorrei aspettare un po' per aprire i regali, perché prima mi piacerebbe andare alla fiera. Guarda là. Ciao, buon Natale. Mamma, dove va papà? Buon Natale a tutti, buone feste! Tesoro, a papà non piace la fiera di Natale. Anzi, mi ha sorpreso che abbia chiesto di venirci. Buon Natale! Oh, oh, oh! Guarda chi c'è! Ciao! Amore, la banda degli elfi. Ciao! Guardate, ecco il nonno! Si cambia musica! Buon Natale a tutti! Sulla terra! E ai piselli di buona volontà! E ora è il momento che tutti stavamo aspettando, il primo premio della fiera. Speriamo. Il vincitore è... Vedrai, siamo noi. Santo cielo, gli Anderson! Sì, abbiamo vinto, sì! Dovranno aspettare l'anno prossimo. E per la prima volta in 17 anni, congratulazioni a Arthur Conlon! Grazie, l'ho desiderato a lungo, ma come disse Winston Churchill, mai arrendersi, mai arrendersi, mai, mai, mai! Oh certo, lui parlava della lotta contro il male, ma senza alcun dubbio, anche oggi qui è stato sconfitto il male. Sì! Aspettate, non ho finito! Voglio ringraziare mia moglie, mia figlia, ma soprattutto voglio ringraziare mio genero Kevin! Beh, ex genero, vabbè sì, c'era anche Todd, ma... Questo è per voi due, ragazzi! Grazie, è stato fantastico! Bravo! Complimenti! Grazie, troppo buoni! Papà, sei stato proprio bravo! Sì, è vero! Come hai fatto a fare le giravolte e quella... cosa... Perché è solo un hobby. Ho cominciato nel tempo libero. E comunque è stato... Arthur che ha detto che avrebbe fatto la verticale pur di vincere la gara. Sì, è vero. Ah, beh, sì, capite cosa intendo? Mi ha dato l'ispirazione. Ragazzi, ho un'idea. Andiamocene tutti al pub, Offro il vincitore e prendo i posti. Vado! Sarebbe divertente, ma non posso. Devo fare una cosa. Vi raggiungo a casa più tardi, d'accordo? No, è tutto ok. Piccolo, fai il bravo, ti voglio bene. Andiamo. Ok, andiamo. Andiamo. Sì. Thank you.
Perfetto, adesso siamo io e te. Cos'è, amore? Ecco a voi, i biscotti sono pronti. Wow, sembrano deliziosi. Ehi, un cuocimostri. Non avevo mai sentito parlare. Perché sei l'unico bambino al mondo che ha un cuocimostri. Guarda come si fa. Inserisci la spina e lo fai scaldare. Metti la roba appiccicosa qui dentro, o quello che vuoi. Poi giri la manopola e poi... quando il mostro è cotto... Sei il primo bambino al mondo ad averne uno e, tra l'altro, va anche a batterie, così puoi portarlo in campeggio e cuocere mostri per tutti i tuoi amici. Ben, ti inviteranno! Fortissimo! Ehi, ascolta, anche il regalo di Todd è forte, eh? Sì, tutti e due! Cioè. È incredibile, Kevin. Ci avrai dedicato un sacco di tempo. Non immagini quanto. Beh, io propongo un brindisi a Kevin per aver reso piacevole questa giornata. Ma niente di che, è stata solo una giornata come tante altre. A Kevin! A Kevin! A Kevin che continua a sorprendermi. Sì, che continua a sorprenderci. A Kevin! Kevin... erano buonissimi, Kevin. Grazie. Forza, pigroni, andiamo a cantare. D'accordo. Cucini bene, Kevin. Quasi quanto Trudy. Anzi, meglio. Ehi, Ben. Vieni a cantare con noi, eh? Prendi il giubbotto pesante, però, perché c'è un po' di vento qui. Che? Vuoi dire un uragano? No, quello lo fa il tuo papà. Questo assomiglia più a un tornado. Todd, non dopo mangiare. È una tempesta! È una tempesta pazzesca! Ma forse è morta! Ma Todd! Ben! Ecco! Oh, mio Dio. E adesso mi tocca bravo! No, dai, non l'ha mica fatta apposta! Sì! Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Not only when the summer's here, but also when it's cold and drear. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Christmas tree, oh Christmas tree, you fill our hearts with glee. C'è un'ultima canzone che vorrei cantare. Bene, ragazzi, cominciamo. Ok. Siamo pronti? Do you believe in Santa Claus? Didn't think I could. Never seen a miracle. Never thought I would. Yeah, it's Christmas time. And I hear sleigh bells chime. That's the jingle sound that makes my world go round. Yeah, it's Christmas, Christmas time. I look into my baby's eyes. It's Christmas time, and it took me so long, but I finally see. There's something about Christmas that made a change in me.
Bravo! Bravo! Bravo, papà! Bravissimo! È bellissima! Bravo, ragazzo! Non hai trovato la rima con arachidi, ma è bella. Grazie, grazie. Ho sbagliato a giudicarti. Sei un bravo ragazzo. Ah, grazie, Arthur. Grazie davvero. Sentite, io vi devo delle scuse perché mi sono comportato male con voi. Ma se mi perdonate, Arthur e Trudy, vorrei recuperare il tempo perduto. No, Kevin, non sei più mio genero, ma ti voglio bene come un figlio. Grazie. Wow. Snyak, snyak! Questo sederino è tosto come il torrone di Natale. Andiamo, zuccherino. Però io ho sempre creduto in te. Vai! Oh, Kevin, hai regalato a me e a Ben un Natale meraviglioso. Ma non capisco. Sembri diventato un'altra persona. Forse sei così da tanto tempo, io non me ne sono mai accorta. Improvvisamente mi sembri una persona nuova. Sono una persona nuova, Jill, lo sono. E non mi importa se domani non ricorderai più niente di oggi. Perché vedi, questo istante è la cosa più importante del mondo per me. Invece mi ricorderò di oggi. Vorrei che non andassi via domani. Anch'io. Questo è stato un Natale davvero perfetto. Vorrei che fosse Natale tutti i giorni. No! Cosa? Che ore sono? Che ore sono? Jill, che ore sono? Che ore sono? Mezzanotte e qualche minuto. È il giorno dopo Natale! Jill, è il giorno dopo Natale! È il 26 dicembre! E il giorno dopo sarà il 27 e quello ancora dopo il 28. Non capisci, tesoro? Sono libera, è finita. Possiamo stare insieme. Oppure no. Jill, possiamo fare tutto quello che vuoi. So quello che voglio.